Benedict, la grava e che la fata vu. Casi non fessi poso latte, non che voi vessi a manco grasa, a razza e matracula. Sant'Antoni mio! Usted sovraffetto, del sicuro e stinchietto buon marito. Pronto? Pronto? Ah, sì? Ho capito! Lei si chiama Nerina, la padrona del circo equestre? Se potete venire! Ma me lo chiedete? Venite quando volete, vi aspettiamo! Il suolo pubblico per voi, gratis! Tis. Quando arriva però, chieda solo di me, arrivedergliela. Arrazzo chi che è bella. Desaccetto deve essere o di Trieste o di Palermo. Ah, di sicuro, No, mi sei dimenticato di narre e di serrare sa gabbia le sati. Casimo caso de passa Maria. Si tu passa, si tu mette nada. Subilo a sa tigre, Maria. A te marreda. Oi, aia. Ah, sì, sì. Tutto questo sfoglio, se no, tutto a ponere a posto, tocca a cassare il segretario. Buona sa vostra. Ma è subito un'autorizzazione in questo circolo, tu. E puoi torrare. Eia, te ne torrare. E sa vostra. E fai l'autorizzazione in presso. Sa vostra. E sa vostra perita e le zita che io sto venendo tu. Tocca là. Ah, devo capire, che io mi ho posto questo documento che si viene con questa signorina. Adesso è pago geniosa, ha portato una oche. Troppo bella è. Ehi, devo capire. Ho capito che brigamo con il volo. Anche la casa sarà risolta. Ehi, io. Ah. Oh, io. Il sottoscritto... Ma dammelo pago, non ho dato la cosa scritta prima. Ah, io te ne da reso. So. Illustrissimo signor sindaco. Ecco, e impara quando legge sempre del ricominso. Il sottoscritto, di non faccio il nome, ha udito dire che in coresto comune devono prendere forze di assunzione una certa persona di cui e della quale non faccio il nome suo, ma noto di Rius. Io vi faccio ben presente che io vi ho entrato la domanda anzitempo di lui. E poi, se vogliamo andare in diritto di pertinenza, vorrei sapere dove si trovavasi il sovradimensionato Tirriosu nel 1940-1945. Bene, bene. Mentre allora quando io trovavomi facendo la guerra per servire il re e la patria italiana. Io tutto quello che ne ho avuto sono due ferite, una nella campagna di Russia e l'altra in Albania. Tirriosu di ferite non ne ha certamente avute, almeno che non sia stato colpito da qualche scheggia di bazzino a Paneri, perché lui era sempre imboscato. Non si crederà perché ha un figlio studiando a Cagliari, avvocato, che lui fa quello che vuole. Aspetto in attesa dell'accogliente doverosa risposta e con infinite esequie segno di croce del sottoscritto. Cestinare, impresseguro. Non fai, rega, este una raccomandata. Raccomandata? La solita che è successo, impresseguro. Apponagua, non fai che raccomandata. Benedetta ignoranza. Tommaso, benedetta ignoranza, lo devo narre zeo, non tue. Due appelli, sa vostra e lasciammi zarzarra dalla parte. Mezzo lasciamo sapere. Eia, mezzo di manco tempo di brigare. Avanti, e se ho segno il nome, andate bene. Abbiamo scustato la lettera itinerata. Annullato, via, cestinare. La presente per dirvi... Nara Tommaso, ma... Dite da ponavo prima, legge sempre del sincominso. Zadene da reso, mi deppe di scusare. E allora? Avussu molente del suo sindaco! Ma io non ho casa di scassiante di tu! Ma non ti adesso pure andare a credere ai nabbi su re! Mancare del rispetto a Susi! A poco un premio il nome! Finta scatola di scritto molente! E il polese illustrissimo! Bene di andata!
Tenza ragione, Gambonaro, benedetta ignoranza. Tieni la ragione con lui in arraiata. L'ignoranza è il padre dei vizi. Beh, veramente è l'ozio il padre dei vizi. E a sciora che rinarre, che l'ignoranza si ammanta. E poco su pure se andando a tutti. E infatti.